Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Rimetto mano alla serra, seguendo il consiglio di qualcuno di voi, rinforzo la parte centrale. Allora, partendo dalla serra, dal rinforzo, metterò una tavola così in verticale fino al pavimento, in modo tale da rinforzare tutta la struttura in caso di neve. Ecco, questo è il sistema migliore, così non intacco la quantità di luce che mi entra dentro. Bene, fatto questo, poi metterò dei rinforzi laterali, così, da qui a su. E quindi dovrei aver finito poi con la struttura. Adesso piano piano vediamo tutti gli step. Allora, adesso lo taglio a misura qui. Poi, dal momento che voglio incastrarlo dentro, questa, fate finta che la tavola che dovrò poi incastrare dentro lunga 3 metri circa, farò un taglio del genere in modo tale da incastrarla. Ecco qua. Ora mi devo inventare col seghetto alternativo come andare dritto, che quello è il mio problema. Adesso piano piano qualcosa facciamo. Intanto facciamo il taglio a misura. Per fare quel bordino lì bisogna forare con una punta. No, io ce l'ho da ferro al momento, da legno non la trovo più. Voilà! I veri falegnami non mi dicano niente perché questo non si dovrebbe vedere, ma adesso in qualche modo facciamo, dai. Ecco, perfetto. Il prossimo devo farlo un pochino più preciso, eh. Proprio al centro, ma scendere un attimino. Ecco qua, ci siamo. Andiamo a montare. Questo è quello che ho fatto dopo pochi minuti di lavoro. Allora, ho tagliato a misura quest'asse qui. È un pezzo unico, quindi arriva fino a terra. Mi serve anche per robustire questa parte qui, quindi con due viti l'ho bloccata. Ho fatto quell'incavo che avete visto prima a misura questo. Ho appoggiato questa tavola semplicemente sopra, vedo che non c'è neanche bisogno di fermarlo lateralmente perché tanto non si muove. Di qua ho fatto la stessa cosa. Ora devo fermarla questa tavola perché devo metterla in bolla, dall'altra parte lo è già, e questo dà sostegno giustamente a tutta la struttura, non si muove più. Finito questo, metto due assi laterali, uno di qua e uno di qua. Ora metto in bolla questo. Dove non arrivo col legno, metto due spessori. Questo vedete lo spessore qui che abbiamo il vuoto. Sotto ho tolto un pezzo di legno che mi dava fastidio. Qui ho il vuoto, quindi ci metterò una tavoletta qui e una tavoletta qui. E ovviamente una tavoletta sotto. Ho terminato gli rinforzi. Qui lateralmente sulla parte sinistra sono riuscito per motivi di spazio a mettere un asse unico. Ho cambiato poi
i rinforzi laterali, anche questi qua non andavano bene, come giustamente mi ha consigliato qualcuno di voi. Questo ve l'ho fatto già vedere, è l'asse centrale messo in verticale. Qui purtroppo per motivi di spazio, visto che ho costruito questo cassone di terra, non posso più spostarlo ovviamente, ho dovuto fare diversamente. Mi sono ancorato all'asse laterale e comunque dai, tiene lo stesso abbastanza bene. Altre modifiche non ne vedo, non penso ce ne siano da fare. Questa è quella di cui vado più fiero perché tiene molto bene. Ci vorrebbe un'altra finestra perché dovrei fare un ricambio dell'aria. Adesso devo studiarmi qualcosa. Un amico mi ha consigliato di mettere un ventilatore all'interno, che non è una brutta idea, Stavo pensando di fare un impianto col pannellino solare, la batteria e l'inverter. Questo perché non è un problema di corrente, ma è un problema di risparmio energetico. Vi spiego il motivo. L'inverter ha un sistema di protezione che quando la batteria arriva a 10 volte e mezzo si spegne. Quindi lui potrebbe andare avanti la sera finché c'è corrente e a un certo punto di notte si spegne, che la batteria scende, e il mattino quando il pannello comincia di nuovo a lavorare, che carica la batteria, ripartirebbe. Non sarebbe male come cosa, verrebbe una temporizzazione automatica alla fin fine. Ho una batteria vecchia e tanto sono già quasi a fine vita, non ho paura di finire di distruggerla, e sarebbe un esperimento interessante. Adesso devo vedere un attimino, faccio una botta di conti di consumi di corrente e vedo se riesco a portare avanti questo progetto. Finalmente ho fatto il test della serra. Piove da 2 giorni, ma piove forte, è venuto un acquazzone non da ridere, sta piovendo ancora. Questa è la situazione del tetto, onestamente pensavo peggio. L'unica pozzetta d'acqua lì in quell'angolo lì, ma parliamo veramente di pochi centimetri. Fatto, ecco qua. Tutto il resto per fortuna è andata bene, nel senso che non ho altri ristagni d'acqua. Questo ovviamente dovrò poi fare una tavola per rinforzarla per poi mandarlo giù. Quindi a questo punto volevo chiudere il video con l'impianto elettrico, non ho fatto in tempo, poi adesso piove, onestamente non mi ci metto fuori. Quindi volevo mettere le lampadine, volevo mettere l'impianto di irrigazione con la pompa, pescaggio dal bidone dell'acqua. Niente, quello farò un video a parte. Volevo solo farvi vedere che per adesso la struttura tiene. Come mi ha consigliato un amico, se viene a nevicare va tutto giù. Io dico, speriamo di no. Con questo rinforzo dovrebbe tenere, ovviamente poi il troppo è troppo, nel senso che se carica troppo il nylon è naturale che poi potrebbe sfondarsi. Quindi dovrò essere bravo io a pulire sistematicamente per non far accumulare troppa neve sopra, ma quando arriverà il problema poi lo affronteremo. Ecco, un'ultima cosa. Qualche amico mi ha chiesto come ho messo la finestra giustamente. Semplicemente ho messo una tavola che bloccasse sia l'asse superiore che l'asse della finestra. Quindi questa tavola le riunisce tutte e due. E la parte inferiore della finestra ho messo un'altra tavola che arriva abbattuta su quest'asse. Come vedete si muove, ma neanche tanto. Solidale con la struttura, una sciocchezza da mettere su. Poi mi sono ingegnato, ho cercato di capire come potevo fare per evitare di usare troppe tavole che poi avrebbe appesantito la struttura. Bene, questo video è stato abbastanza semplice, mi sono concentrato soltanto sulla struttura, questa qui, questi qua, sui rinforzi. Ringrazio chi mi ha consigliato di fare queste modifiche, alla fine si sono rivelate corrette perché vedete qui la struttura adesso è solidale, anche grazie a questi due longheroni che mi fanno praticamente un arco completo lungo tutta la struttura della serra. Allora, nei giorni scorsi è venuto il classico vento che mi viene qua un paio di volte all'anno, quello che mi ha distrutto tante di quelle serre, che quelle anche buone, quelle con i tubi innocenti, grossi così, in piena terra, me le ha proprio portate via. Questa serra ha resistito perfettamente, idem con 4 giorni di pioggia, quella incessante, ha piovuto forte qui. Io qua dentro non ho avuto alcun tipo di infiltrazione, alcun tipo di problema, ma soprattutto per il vento sono contento di come è andata a finire. Quindi tutto sommato dai, ho fatto un buon lavoro, mi do una pacca sulle spalle da solo. Vi ringrazio per essere stati con me anche oggi, questo video spero che vi dia qualche spunto al pari di quell'altro, ho visto che qualcuno l'ha già seguito, sono contento di questo, anzi se possiamo migliorarci, se mi volete dire le modifiche che fate voi le seguirò anch'io. Vi ringrazio per essere stati con me anche oggi, vi auguro una buona giornata.